La vera domanda non è se si può viaggiare all'estero per turismo, ma conviene in questo momento viaggiare per turismo? Ciao, benvenuti in questo nuovo video, in questo nuovo appunti di viaggio. Ultimamente sto esaurendo un pochino le idee per quanto riguarda i video. Per cui ho un pochino calato il ritmo e sto pubblicando soltanto il venerdì. Spero che cambi un pochino la situazione, che volga al meglio. Partiamo con quello che è il fulcro del video e rispondo alla domanda molto brevemente se si può viaggiare per turismo all'estero. La risposta molto semplicemente è che la normativa non ci impedisce di viaggiare all'estero. Per quanto riguarda nello specifico i casi dei vari paesi, vi invito ad andare sul sito di Viaggiare Sicuri per avere notizie aggiornate, certe e verificate, soprattutto perché io potrei dire una cosa che domani non vale per una determinata destinazione. Quindi, assodato che dal punto di vista normativo noi possiamo uscire dall'Italia per andarcene in vacanza all'estero, la domanda che vi faccio io è: conviene andarsene in vacanza in questo periodo all'estero? La mia risposta è molto semplicemente, non ve la tengo nascosta, negativa. E ho i miei tre buoni motivi. Primo fra tutti, i costi. Io sono una persona che viaggia a low cost. I costi dei voli si sono un pochino alzati in questo momento di crisi, ci sta. Il problema è il costo di eventuali tamponi per entrare nel paese straniero e poi per rientrare in Italia, che benché vada, sono un centinaio di euro. E per quanto riguarda vacanze di breve periodo, come possono essere le canoniche 2 settimane di ferie che prendono i dipendenti, normalmente non sono ammortizzabili. Discorso a parte per chi si sposta in un paese per un periodo superiore al mese. In questo caso il costo di eventuali tamponi in entrata e in uscita dal paese sono ampiamente ammortizzabili, considerando anche che chi si fa delle ferie così lunghe in genere è un freelance che va in un posto anche per lavorare. Motivo numero due, gli eventuali imprevisti, che in questo periodo non sono più così tanto rari. Non è detto che vi lasciano partire per la vostra vacanza e non è nemmeno detto che vi facciano rientrare con molta facilità. Dovrete essere sicuri di avere tutta la documentazione a posto sia all'andata che al ritorno per evitare brutte sorprese. In più dovete essere fortunati a non avere problemi di cancellazione o spostamento dei voli di andata e ritorno, che potrebbero appunto crearvi dei problemi, soprattutto nel caso siate dei dipendenti. Se vi posticipano il ritorno potreste non fare rientro al lavoro. Terzo motivo che è comunque determinante nella mia scelta, il fatto che molte delle attrazioni turistiche sono chiuse, in particolare musei, eccetera. Quindi anche in questo caso, se andiamo in una città d'arte e non possiamo visitare determinati musei, non ne vale assolutamente la pena. Per cui, almeno per quanto mi riguarda, vi consiglio di concentrarvi su quella che è la vostra regione di appartenenza, da cui non potete uscire per il momento. Vi consiglio anche di lasciare un bel like a questo video, di condividerlo con i vostri amici che potrebbero essere interessati a questo argomento. Se non siete iscritti, iscrivetevi e attivate anche la campanella per non perdervi i prossimi video e riceverete una notifica appunto quando li carico. Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video e dirvi: Have a nice life!